Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6. Oggi sabato 16 febbraio 2019 abbiamo in diretta la nostra rassegna stampa dei quotidiani che questa mattina troviamo nelle edicole. Abbiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali, dei quotidiani nazionali e poi nella seconda parte ci addentreremo all'interno dei quotidiani regionali. Ma le notizie sono tante, si parlerà di cronaca, e anche di sport. Vogliamo subito vedere le prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo subito con il centro della provincia di Pescara. Titolo e foto anche di apertura del tragico incidente dell'esplosione che è successa ieri ad Avezzano. Esplode un'abitazione, tre feriti, paura ad Avezzano. All'origine dello scoppio ci sarebbe un gesto volontario. Qui vediamo i soccorsi, la foto con i soccorsi, ma anche sopra nella foto a sinistra, qui l'abitazione del rione San Nicola completamente sventrata dall'esplosione. Lo scoppio è avvenuto ieri mattina alle ore 9:30. Inoltre si parla anche del nuovo presidente Marco Marsiglio, del presidente della regione, che è tutto pronto per proporre la nuova giunta regionale. Sempre in alto, ultima delibera assunzioni ASL, la regione allunga l'iter dei concorsi dove si passa da un anno a 3 anni. E poi centri per l'impiego in tilt, manca il personale. Ci spostiamo anche un altro titolo di apertura. Sindaco si punta su Costantini. A Pescara si fa largo il nome dell'ex deputato del centro-sinistra, ma è anche pronta, dice, una lista civica. E inoltre una notizia di ieri, chiusa l'inchiesta Pescara Porto, il pubblico ministero chiede il processo per D'Alfonso. La Procura di Pescara ha firmato ieri 5 richieste di rinvio a giudizio per la vicenda di Pescara Porto che riguarda la realizzazione di un complesso edilizio sulla riviera sud di Pescara. Sempre a Pescara, 3 scommettitori si dividono 767 mila euro. E in vista invece della nuova Pescara, il sindacato di polizia dice un presidio di polizia anche a Montesilvano. Vogliamo adesso spostarci al centro della provincia di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. La Tari, 5.000 solleciti per gli evasori. A Chieti il comune ha i conti in rosso, però dà la caccia a chi non ha pagato per ricevere ancora 2 milioni e 600 mila euro. Nei box di sinistra, palazzo a rischio, crollo, sgomberate 6 famiglie da un palazzo in via Garibaldi nel centro storico di Lanciano, una trave del tetto si è spezzata e c'è il rischio del crollo. Vediamo anche qui la foto dove, in merito ai soccorsi e all'esplosione che è avvenuta ieri nel comune di Avezzano. Sempre a Chieti, frana ignorata da 5 anni, viviamo, dice, tra i pericoli. E a Vasto, obbligazione ex Cari Chieti, recuperato 1 milione di euro. Vogliamo adesso vedere le notizie della prima pagina del centro della provincia di Teramo. Notizia di apertura: muore in uno scontro frontale. Tragico incidente a Sant'Omero. La vittima è un operaio 55enne, ferito l'altro conducente. A Teramo, crollo della discarica, impugnate le assoluzioni. La Procura Generale ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che ha assolto l'ex sindaco Gianni Chiodi e altre 4 persone. E a Giulianova, assolti i titolari, niente prostituzione nel centro massaggi cinese. E oggi Teramo in campo, al Bonolis arriva il Monza, Maurizi serve la rabbia. Vogliamo spostarci al centro, la prima pagina del centro della provincia dell'Aquila e anche della zona di Avezzano e Sulmona. Infatti qui titolo di apertura, ma anche foto di apertura. Casa salta in aria col gas, 3 feriti. Avezzano, ipotesi tentato suicidio. Una sopravvissuta dice: si è aperto il pavimento. E inoltre all'Aquila, rimpasto della giunta, ipotesi Verzulli al sociale.
L'Aquila, altro colpo, ha colpito, svaligiata un'abitazione. E infine, Castel di Sangro, ex Sangritana, via libera alla riqualificazione. E invece a Navelli, in fiamme 20 ettari di bosco, rogo spento con l'intervento di un canader e dei vigili del fuoco. Spostiamo al Messaggero, questa volta della regione Abruzzo, la prima pagina. Pescara sulla rotta pugliese, malavita l'ultimo report della DIA sul punta il dito su Rancitelli, accordi con i foggiani. Le famiglie rom sono il punto di riferimento per i traffici di droga e per il riciclaggio. Il quartiere, dopo la truppa aggredita, arriva la stretta delle forze dell'ordine a Pescara. E vediamo nel centro pagina, ci spostiamo nel centro pagina, anche qui Avezzano sfiorata la tragedia per una fuga di gas, 4 feriti, esplode la casa, estratti vivi dalle macerie. Il pubblico ministero processate D'Alfonso per Pescara Porto, l'ex governatore rischia di finire a giudizio con l'avvocato Miglia, Ruffini, Dezio e De Biase. E a San Salvo i giudici invece danno ragione al capo dei vigili urbani, non solo dice che potrà continuare a lavorare in comune, ma dovrà, dice, ricevere anche gli stipendi arretrati. La città, quotidiano della provincia di Teramo, titolo di apertura, schianto mortale su una vecchia 500. Cinquantenne di Sant'Omero perde la vita tra le lamiere dell'utilitaria lungo la strada 159. E inoltre a Nereto, a scuola l'acqua è tornata potabile dopo le analisi della RUZ e del SIAN e dell'ASL. Infine vediamo la raccolta a Teramo vetro, coperta corta per la TEAM, e poi ci addentriamo anche su queste notizie nella seconda parte, dove andiamo a leggere le parti interne del quotidiano. Ambiente, un nuovo elettrodotto tra Cellino e Roseto degli Abruzzi. Anche qui vediamo le proteste dell'associazione H2O, che poi andremo a leggere all'interno. Ci spostiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Cominciamo subito con il Corriere della Sera. Mattarella, la pace di Parigi. Il capo dello Stato accetta l'invito, vedrà Macron. Caso di Ciotti, lunedì il Movimento 5 Stelle vota online. Lite Lega 5 Stelle su INPS e autonomia. La ministra Stefani, il testo dice non cambia. E infatti, in merito anche al problema diplomatico, l'incidente diplomatico con la Francia, l'ambasciatore di Francia, tornato a Roma, è andato a visitare il capo dello Stato che lo ha invitato a Parigi. Ci spostiamo al centro pagina, vediamo l'attrice Sabrina Ferilli, dove ha avuto un problema di stalking, dice perseguitata da 5 anni, Ferilli denuncia lo stalker. Dura, dice, 5 anni la persecuzione, prima pensava fosse un ammiratore devoto, poi la cosa ha preso una piega diversa, tanto da fare paura, dice l'attrice Sabrina Ferilli. E infine dice ha denunciato lo suo stalker, già identificato un 70enne che sa tutto di lei. E la linea di Fontana, droga, rivedere la modica quantità. Il ministro Fontana ha appena letto il fondo di Antonio Polito sulla nuova emergenza droga e in un'intervista al Corriere della Sera ha rilasciato il suo commento. Repubblica, titolo di apertura, Mattarella all'Eliseo da Macron, lo schiaffo francese al governo, invitato per firmare la pace con l'Italia, e Di Maio frena sui gilet gialli, no ai violenti, dice. E nel centro pagina vediamo la foto del presidente americano Trump, dice emergenza Messico, è un'invasione, la fermerò, 8 miliardi, dice, per la barriera sul confine. Nomine all'INPS, no all'intesa tra 5 Stelle e Lega, resta in alto mare la successione a Tito Boeri.
sul Fatto Quotidiano, vediamo i titoli. Intanto la Corte dei Conti dice: i tecnici europei, i corridoi ad alta velocità sono sprechi inutili. I giudici dell'Unione Europea bocciano il TAV, Spagna, Portogallo e Germania sono fuggiti. Dice: mentre Bruxelles insiste sulla Torino-Lione, va fatto o sarete tagliati fuori dalla rete transnazionale. E inoltre, nella parte alta del giornale, autonomie, possibili cambi in Parlamento. E Di Maio leva il gilet nero e trova quattro piccoli alleati. Sulla, inoltre, pace fatta tra Roma e Parigi, Mattarella vedrà Macron. Andiamo avanti con altri quotidiani nazionali, ci spostiamo al Messaggero, questa volta nazionale. Autonomia, si apre il caso Roma. Alta tensione nel governo sull'esame in Parlamento e la Lega avverte il Movimento 5 Stelle, così salta tutto, raggi da Conte, rilancio sui poteri per la capitale. Castelli dice: nessuno deve finire in Serie B. E nei box del centro pagina, dopo la crisi Italia-Francia, rientra l'ambasciatore, invita Mattarella. Di Maio dice: no ai violenti, ma avanti gilet gialli. Nel centro pagina vediamo la foto del presidente, anche qui americano. Trump, emergenza nazionale, il muro si fa. Il presidente stanzia 8 miliardi a gira il veto dei democratici, pioggia di ricorsi. E inoltre si parla di Alitalia, una bad company con i debiti Alitalia e i paletti del Tesoro. Alla nuova società guidata da Ferrovie dello Stato, solo le attività TRIA, dice invece, valuteremo le convenienze anche per lo Stato. Infine, inchiesta Parnasi, lo stadio, dice, verrà fatto, però dice anche che sono stati fatti a riguardo molti favori alla politica. E ci spostiamo sul quotidiano Il Mattino, di Napoli, autonomia, la sfida di De Luca, la Lega ai 5 Stelle, così salta tutto. Anche la campagna presenta la domanda, Conte ci faccia vedere al tavolo, sedere al tavolo, scontro sull'esame in Parlamento, governatori del Nord sul piede di guerra. Il governatore De Luca, sappiamo, ha presentato la richiesta di autonomia differenziata per la campagna per 13 materie, dal lavoro alla salute. Nel centro pagina la storia di un imprenditore a San Giorgio a Cremano, dice: non trovo tecnici preparati per l'azienda, adotto una classe e insegno il sacrificio ai giovani. Infine, le inchieste del Mattino, Napoli il macigno dei 48.000 processi in corte d'appello, un solo cancelliere abilitato a trasferire i fascicoli, giudici, il concorso per tre posti è andato deserto. La stampa quotidiano nazionale della Corte dei Conti, contesta l'Italia delle troppe liti, rallentano l'economia, maggioranza spaccata anche sull'INPS, non c'è l'intesa per il dopo Boeri e invece all'Italia TAV e autonomie, il confronto nel governo congela ogni decisione. Infine l'ambasciatore francese rientra a Roma, Di Maio mai con i gilet violenti, dice. E centropagina si parla della Ferrari, la nuova Ferrari riparte da 90, Elkan il meglio del paese, è stata con qui la presentazione che è stata fatta ieri a Maranello. Il Manifesto, Di Maio ci ripensa, dice l'articolo su Salvini, vota il blog, scontro invece nella maggioranza, autonomia, camere centrali. E il centropagina vediamo spalle al muro per ottenere, si parla del presidente americano Donald Trump, per ottenere gli 8 miliardi necessari alla costruzione del muro e per estromettere ogni tentativo di intralcio del Congresso, Trump dichiara lo stato di emergenza, creando un precedente temuto perfino dai repubblicani, dice qui l'articolo. E infine, in basso nei box, INPS, LIT,
da poltrone sul tandem Nori-Tridico. Vediamo che la Lega e il Movimento 5 Stelle, dice l'articolo, litigano per il dopo Boeri. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, si parla dell'export, perde slancio, crescita dimezzata e superplus in discesa. Vendita all'estero, l'anno scorso crescita del 3% rispetto alla corsa di quasi l'8% del 2017. Invece il settore auto in Germania rallenta e l'automotovie italiano è in difficoltà. Vediamo anche qui nel taglio di spalla di destra una panoramica a livello nazionale di economia. Si parla della presidenza dell'INPS, dove c'è un braccio di ferro, Lega, Movimento 5 Stelle, però oggi arriva a scadenza il presidente Tito Boeri, ma non c'è ancora accordo sul suo successore. Le partite delle telecomunicazioni, Telecom rimbalza del 6,4% in borsa sulla scia della Cassa Depositi e Prestiti che può comprare. Vediamo il taglio basso, TAV aumenta la pressione dell'Unione Europea, l'Italia deve chiarire al più presto. Nelle infrastrutture, fondi europei a rischio, sì TAV, a Vicenza mobilitati sindacati e imprese. E infine si parla sempre negli articoli di spalla, Formula 1 presentata la Ferrari SF90, dubbi per il rosso pallido. Si parla molto di questo colore della Ferrari che è meno acceso e più opaco del precedente. E poi Francia, Macron invita Mattarella per una visita di Stato. Libero, titolo di apertura, si avvicinano le elezioni sarde ed europee, Salvini Di Maio, ora è duello, regionalismo, TAV, domenica al lavoro, Pastori rivolta, ormai i vicepremier non vanno più d'accordo su nulla, entrambi cercano di accappare voti, intanto il governo è fermo. E nel centro pagina vediamo Presidente della Regione Veneto, Zaia, con Fontana, dove dice minacciano senza l'autonomia, salterà tutto il sistema. E infine, nell'articolo di spalla di destra, vediamo il gesto che ha fatto il Presidente della Repubblica Mattarella, dice in merito alla grazia, per una volta giustizia e misericordia si sono baciate sul serio secondo la profezia biblica, e si parla qui che il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia decretandone l'immediata uscita dal carcere a tre vecchi galeotti per bene, e qui poi si parla di quello che hanno fatto in merito alla loro vicenda. Il Tempo, quotidiano nazionale, in particolare della provincia di Roma, volete la gabbia Salvini o Barabba, follia del Movimento 5 Stelle, incapaci di una decisione politica sul caso Diciotti, l'affidano ai propri iscritti, stessa idea sul codice penale, vogliono fare stabilire un referendum, la pena per ogni reato. Nel taglio alto, dopo la bocciatura del bilancio 2017, la municipalizzata chiede al Comune di pagare i suoi debiti. Sappiamo che c'è stata anche le dimissioni dell'assessore all'ambiente. Guerra infatti milionaria fra Ama e la Raggi. Muro contro muro tra Ama e Campidoglio. L'Ama, vogliamo ricordare, è una società partecipata del Comune di Roma che si occupa di nettezza urbana. E vediamo anche nel box in basso, l'attrice romana in procura, perseguitata e pedinata da 5 anni. San Valentino, dice, con lo stalker per la Ferilli. Prima erano solo lettere, qualche regalo, poi da quello che sembrava dall'innocuo corteggiamento di un fan si è trasformato con il passare del tempo, circa 5 anni, in un incubo per l'attrice Sabrina Ferilli.
Il secolo d'Italia, tragedie, strage di divise, anzi, forze dell'ordine travolte dai suicidi. Gabrielli istituisce un osservatorio. Dice l'articolo: è una strage senza fine, poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti penitenziari. Il suicidio diventa una pratica sempre più ricorrente tra chi è chiamato a difenderci ed è un fenomeno triste, evidentemente sempre più in espansione. E la conferma viene da un decreto passato nel silenzio dei più, firmato tra l'altro ieri dal capo della polizia Franco Gabrielli. Nei box in basso, la Meloni sta con i pastori, rivolta contro le lobby. Vediamo quello che sta accadendo in questi giorni in Sardegna. E poi è vera emergenza droga, boom tra i più giovani. C'è una nuova emergenza tra gli adolescenti, in particolare, dice, torna l'eroina, ragazzini di 14 anni usati per lo spaccio perché non imputabili. Una dose di eroina a 5 euro nella periferia di Milano. La verità, INPS Boeri da oggi va in pensione, ecco chi si occuperà delle nostre, scaduto il mandato del Bocconiano e scontro Lega Movimento 5 Stelle per la successione. Sul piatto l'ipotesi ticket con Nori, capo e Tridico vice. Senza intesa arriverà un traghettone e l'ex presidente manterrebbe libertà di manovra. E infine qui vediamo la foto del presidente della Regione Campania De Luca, come funziona l'autonomia regionale e perché non è vero che a qualcuno ci perde. Nel taglio centrale nasce il primo bambino senza una madre. In Gran Bretagna un trans partorisce, poi va all'anagrafe e pretende di farsi registrare come papà. E andiamo avanti, ci spostiamo ancora, ecco, con l'ultimo quotidiano nazionale, poi ci spostiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi. L'impero di Trump invoca l'emergenza nazionale, pieni poteri per fare il muro con il Messico. Ipotesi di pena di morte per i trafficanti di droga, insorgono i democratici. L'Avvenire è un quotidiano nazionale, si parla anche di altri argomenti. Ricucitura con la Francia, Movimento 5 Stelle, voto online su Salvini. Sappiamo che è tornato l'ambasciatore francese e ha invitato Mattarella, che andrà a Parigi a incontrare Macron. E infine Sana uccisa in Pakistan, assolti tutti i familiari, un'altra tragica vicenda di molto tempo fa. Vogliamo adesso passare alle prime pagine dei quotidiani sportivi, iniziamo subito con la Gazzetta dello Sport. Il muro di Mauro, Icardi insiste, marca visita e rischia di sbattere. Sappiamo quello che sta accadendo all'interno dell'Inter. Colloquio con Spalletti, l'argentino dice di sentire ancora dolore, niente Samp, in serata un post enigmatico, ma l'Inter guarda avanti, domani il debutto a San Siro di Handanovic da capitano. E inoltre nel taglio alto si parla della Juventus che va a più 14 e ora Champions a Madrid, Dybala e CR7, dice che coppia atletica. Vediamo che ieri la Juventus ha vinto con il Frosinone 3-0. E nel centro pagina si parla della presentazione della Ferrari, riscossa rossa, ecco la Ferrari dei 90 anni per il Mondiale, ha un colore nuovo, più opaco e leggero. Qui vediamo anche i due piloti della Ferrari, ieri c'è stata la presentazione a Maranello. Atalanta-Milan, vista quarto posto, roba del metto, Gasperini fa 100 panchine con la Dea in A, Gattuso sfida il tabù Bergamo, Papu Paquetà, derby sudamericano. Ci spostiamo adesso al Corriere dello Sport, due speciali, possiamo definirli titoli di apertura, la presentazione della Ferrari, in stile X Factor per la Ferrari sul novantenario, e poi il centropagina, la Juve che ha vinto
3-0 con il Frosinone ieri, segnano Dybala, Bonucci e Cristiano Ronaldo, il vantaggio sul Napoli sale a più 14 punti, recuperati i giganti della difesa, Allegri dice le risposte che volevo, mercoledì la sfida all'Atletico Madrid. Nel taglio di spalla di destra, situazione Inter, Icardi si tira fuori, il breve incontro di ieri con Spalletti non ha sciolto i nodi, Maurito continua a denunciare problemi al ginocchio, certa la sua assenza contro la Sampdoria. E adesso come ultimo quotidiano sportivo, per poi passare a un break pubblicitario, anche qui titolo e foto di apertura, Atletico visto che Juve prova di forza contro il Frosinone aspettando il mercoledì della Champions. Dybala splendido sinistro, Bonucci ottimo rientro e Ronaldo 19° gol, un messaggio forte a Simeone. E poi Icardi scontro totale. E qui anche la foto di Valentino Rossi, ma in che si parla del Torino. Ma e nel taglio alto stasera c'è la partita anche Atalanta-Milan, la grande bellezza definita. Con questa ultima notizia sportiva vogliamo fermarci per un break pubblicitario per poi ripassare alla seconda parte di Mattino 6, andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali, ma adesso vogliamo fare un break, ma prima vogliamo ascoltare le previsioni meteo per quest'oggi. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6, la nostra rassegna stampa, e vogliamo adesso andare a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Iniziamo subito con il centro della provincia di Pescara, all'interno sono anche varie notizie che abbiamo letto nelle prime pagine. ASL, gli ultimi atti della regione, assunzioni, stop ai concorsi veloci. Una delibera del 9 febbraio, il giorno prima del voto, cancella l'atto che portava da 3 a 1 gli anni per espletare gli iter. E qui dice stop alla velocizzazione dei concorsi per assumere medici, infermieri e dirigenti nelle 4 ASL della provincia, della regione Abruzzo. Andiamo avanti, ci spostiamo anche qui, centri per l'impiego. In tilt mancano oltre 300 addetti, la denuncia della CISL, funzione pubblica, servirebbero 500 persone, ce ne sono solo 163, Tragnello dice chiediamo alla regione di risolvere subito il problema recuperando i precari. Vediamo qui nella foto il segretario della CISL della funzione pubblica. E andando avanti si parla del nuovo presidente della regione Abruzzo, Marsiglio, dove dice che hanno raggiunto l'accordo per gli assessori e a breve formeranno la nuova giunta regionale. Si parla anche, vediamo, Pescara-Porto, chiusa l'inchiesta, palazzo sulla riviera, 5 richieste di processo, la procura contesta i reati di abuso d'ufficio e falso ad Alfonso Miglia, Dezio, Di Biase e Ruffini, adesso la parola passa al giudice. E inoltre anche a Pescara sì, ci saranno a breve votazioni per il nuovo sindaco e si fanno vari nomi sulle possibili candidature. Perciò vediamo andando avanti altre notizie interessanti. Genitori, ispettori, controlli nelle scuole a Pescara sul cibo delle mense. Nell'istituto complessivo 9 è stato costituito un gruppo di lavoro, eseguito ieri la prima verifica nelle sedi di Colli e Largo Madonna. Qui vediamo le mamme e alcuni genitori dove stanno facendo i controlli nella mensa del cibo dove vanno i loro figli. Nel centro pagina, inaugurazione col sindaco, nuovi sportelli dell'ufficio tributi aperti nella sede di Via Venezia, altri 2 ampi locali per il pubblico, e a riguardo vogliamo vedere un servizio preparato per noi. Prego.
Oggi apriamo questo spazio, che è uno spazio sicuramente molto più frequentabile per i cittadini in un momento che sicuramente è complicato per la vita di ognuno, cioè quando si vanno a pagare i tributi comunali, che è un momento fondamentale per la comunità, però è giusto in qualche maniera accogliere il contribuente nei locali migliori che offrono anche maggiori servizi. C'è stato un adeguamento delle infrastrutture informatiche, come è normale che sia in questo tempo, ma soprattutto stiamo attivando una serie di servizi dedicati a categorie speciali, in particolare anche di concerto con le associazioni categorie degli artigiani e commercianti, di risolvere un po' il problema della determinazione degli spazi dedicati ai rifiuti speciali per da scomputare rispetto alla Tari, che è una cosa che ci hanno richiesto, rispetto alla quale cerchiamo di fare meglio, e anche rispetto ai patronati a dedicare delle linee speciali. Insomma, per fare in modo che il servizio possa essere erogato sempre nel modo migliore possibile, e ci saranno quest'anno anche delle novità interessanti sul piano appunto delle opportunità tecnologiche per favorire il rapporto tra l'ente e appunto il cittadino in questo momento che è il pagamento dei tributi. Vogliamo andare avanti con la lettura di altri articoli. Ci spostiamo adesso al comune di Cepagatti. Ponte a rischio, ruspe in azione per deviare il corso del fiume Nora. Cepagatti, partiti gli interventi di rifacimento dell'opera costruita negli anni 70 e divampano a riguardo anche le polemiche. Invece blitz della finanza, mezzo chilogrammo di droga nell'auto, nei guai due francavillesi arrestati e anche denunciati a riguardo. Montesilvano, un posto di polizia a Montesilvano, chiede l'istituzione, il sindacato di polizia della Polizia di Stato, di un ufficio in vista della nuova Pescara. Dice: visto che il territorio cresce, aumentano anche le emergenze. E sempre invece spostiamo a Montesilvano, in via Rimini, abbandonati rifiuti ingombranti, nuova discarica abusiva nel piazzale delle case Ater, l'assessore quartiere bersaglio di incivili. Sempre a Spoltori si parla di multe, gli incassi delle multe destinati alla prevenzione. Dice: gli importi risalgono a poco più di 200.000 euro, l'incasso presentato nel bilancio del comune in merito alle sanzioni amministrative. Poi si parla di Città Sant'Angelo, viale Petruzzi, ancora senza marciapiedi. Da 10 anni si attende il completamento della passeggiata che inizia diciamo da viale 25 Maggio, dove è l'uscita del casello dell'autostrada, infatti vediamo qui la foto, e si dirige verso la zona del centro commerciale Iper. Andiamo spostandoci su altri argomenti, ci spostiamo a Torre dei Passeri, intossicato dalla stufa, paura per il monossido di carbonio, finisce in ospedale. Un 58enne è stato soccorso dal 118, condotto prima a Pescara e poi in camera iperbarica nel comune di Fano. E altri argomenti, si parla sempre adesso spostandoci nel comune di Chieti. Tassa sui rifiuti morosi nel mirino, ecco i furbetti della Tari, in arrivo 5.000 solleciti. Il comune con i conti rosso dà la caccia agli evasori per recuperare 2.600.000 euro. E inoltre, sempre a Chieti, visite mediche non pagate, 14.000 evasori, Chieti, la ASL invia 14.000 verbali per gli anni 2011, 12 e 13 per 500.000 euro da riprendere. E infine si parla anche del comune di Lanciano, rischio crollo, sgomberate 6 famiglie, i vigili del fuoco scoprono una trave spezzata nel tetto, in 18 allontanati e sistemati per ora, dice, all'interno di un hotel. Vediamo qui la foto del fabbricato e la trave incriminata, che potrebbe creare anche pericoli sia al fabbricato
stesso ma anche a quelli limitrofi. E vasto, ex carichieti, recuperato oltre 1 milione, è l'80% della somma investita da 6 clienti, il caso di una vedova che vide svanire il risarcimento per la morte del marito. Qui dice risparmi in fumo, obbligazioni subordinate. Sempre sulla cronaca, ci spostiamo adesso nella provincia di Teramo, crollo della discarica, impugnate le assoluzioni, la Procura Generale si oppone alle sentenze in appello dell'ex sindaco Chiodi, dell'ex assessore Rabuffo e di altri 3. Una storia infinita, dice l'articolo, a 13 anni dai fatti il sito attende ancora di essere bonificato. Sullo smaltimento del percolato è in corso un'altra inchiesta, dice qui il giornale. Vediamo adesso parlare di un tragico incidente frontale che è accaduto ieri. Muore a 55 anni nello scontro frontale, la vittima era del posto. Pochi danni per l'altro automobilista, nella stessa ora un altro incidente a Campli con 3 feriti. Questa è una delle 2 tragedie che è successo ieri a Sant'Omero. Andando avanti si parla anche del comune di Silvin, dove il sindaco Scordella annuncia di voler aprire un tavolo di concertazione con l'AMP, l'area marina protetta, e la Guardia Costiera tutela dei balneatori, dice troppe zone dunali a riguardo. E poi i vandali che hanno imbrattato le scritte dei muri in tutta la città nel comune di Pineto. Così parla della tragedia di ieri ad Avezzano. Abbiamo visto che tutti e 4 nelle prime pagine dei giornali si parla di questa abitazione saltata in aria, 3 feriti, l'ipotesi del tentato suicidio, ma hanno messo un tubo del gas. E qui vediamo le 2 pagine che parlano. La sopravvissuta racconta si era aperto il pavimento e poi gli sfollati ospitati dai familiari. A riguardo vogliamo vedere il servizio che è stato preparato per noi. Prego. Era ancora nel suo letto quando i vigili del fuoco lo hanno raggiunto facendosi largo fra le macerie della sua abitazione ed estratto ferito ma vivo. Attorno alle 9 di questa mattina un'esplosione ha gettato nel panico gli abitanti di via San Francesco ad Avezzano, che hanno assistito impotenti al crollo parziale di un'intera palazzina. Alla base della deflagrazione una fuga di gas che i vigili del fuoco, dopo una prima ricognizione, hanno ipotizzato dolosa, provocata proprio dal 55enne estratto vivo dalle macerie. La persona era nel proprio letto e da un'indagine che abbiamo compiuto così sommaria ci siamo accorti di un diciamo che la tubazione del gas non era stabilmente collegata all'impianto di adduzione, per cui dobbiamo ritenere che probabilmente questa fuoriuscita di gas sia stata provocata volontariamente dalla persona che forse era nell'appartamento. Assieme all'uomo ferite anche altre persone, tra cui un vicino di casa, mentre la madre del 55enne è stata portata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non abbiamo avuto gravi perdite per quanto riguarda la vita umana, ci sono dei feriti, sono tutti e 2 in ospedale, madre e figlio, pertanto speriamo che le loro condizioni non siano condizioni gravi. E per quanto riguarda il resto, purtroppo grande paura in tutto il quartiere, si è sentita questa forte esplosione, le case di fronte hanno subito dei piccoli danni, ma nulla di importante rispetto all'esplosione e ha quasi distrutto l'abitazione, pertanto molta apprensione, però fortunatamente insomma, non ci sono stati morti e questa è la cosa più importante. Vogliamo rimanere sempre nella provincia dell'Aquila, ci spostiamo alla notizia del comune di Coppito, dice svaligiata una abitazione e i ladri entrano forzando l'ingresso e portano via elettrodomestici e piccoli mobili, prelevato anche un frigorifero. Coppito è una frazione del comune dell'Aquila. E poi nel centro pagina, anche quello che abbiamo letto nella prima pagina della provincia dell'Aquila, Navelli in fiamme, 20 ettari di vegetazione, l'incendio partito da un campo dove stavano bruciando stoppie, domato con l'aiuto dei Canadair. Vogliamo adesso spostarci
al quotidiano del Messaggero della provincia dell'Abruzzo. Si parla del nuovo presidente della regione, dove è pronto a dire sì all'autonomia ma senza perdere nulla. Se l'Abruzzo riceve 100 dallo Stato, domani non potrà, dice, avere 99. È pronta anche, dice, la nuova giunta regionale. Rancitelli al centro della rotta pugliese, Pescara rivela l'ultima relazione semestrale della DIA, torna terminale del narcotraffico gestito dal clan foggiani e albanesi. Nella piazza teatro dell'aggressione ai giornalisti di Rai 2, interessi criminali vecchi e nuovi da riciclaggio in attività pulite all'usura. E poi dice che ci sono anche altri nomi nel mirino per il pestaggio, i tossici usati come manovalanza. Pronti a scattare controlli speciali nel quartiere, i sindacati di polizia chiedono rinforzi e un reparto mobile. A riguardo, Milia e D'Alfonso verso il processo, le richieste di rinvio a giudizio della procura per la vicenda di Pescara Porto, sotto accusa anche Claudio Ruffini e Guido Dezio, insieme al responsabile del genio civile Vittorio De Blasi, inoltre l'avvocato di fiducia, l'ex governatore e due dirigenti imputati di falso e abuso. Postiamo all'Aquila. La crisi occupazionale si aggrava, raddoppia per la cassa integrazione, i dati evidenziano un peggioramento dal 2017 al 2018, la provincia è il territorio d'Abruzzo con più difficoltà, aumenta il ricorso agli ammortizzatori sociali nel settore meccanico e in quello industriale. E andando avanti, abbiamo anche visto il servizio, esplode il palazzo sfiorata la tragedia, attimi di panico, ieri mattina alle 9 in via San Francesco, gli inquirenti non escludono la pista di un gesto volontario. E Lega, la Lega esulta, pomelizza noi patrimonio della città, il coordinatore Mammarella, nessun sostegno dai consiglieri comunali. E inoltre Lanciano, il tetto crolla, famiglie evacuate, operai dell'edificio di fronte hanno notato che l'apertura della palazzina del comune in via Garibaldi sta cedendo e l'amministrazione comunale di Lanciano ha deciso di sgomberare le case facendo uscire all'improvviso anche bambini e persone anziane. Qui vediamo le foto dell'edificio. Ci spostiamo a una brutta notizia. Violentò ragazza disabile, la famiglia si è schierata parte civile al processo bis, stavolta davanti ai giudici, per un 53enne di Civitella già condannato in primo grado a 4 anni di reclusione dai giudici delle Marche, accusato di aver detenuto materiale pornografico e violentato una ragazza con un deficit intellettivo adescata tramite WhatsApp. E scontro sulla strada statale, muore operaio Tanino Algeni, 55 anni, di Sant'Omero, è morto in seguito a un incidente che si è verificato in prossimità di Villa Corato. Per effetto del violento impatto l'uomo è rimasto bloccato all'interno delle lamiere contorte della sua 500 vecchio modello. Qui vediamo le foto dell'incidente. Vogliamo adesso spostarci alle notizie del quotidiano La Città della provincia di Teramo. La Guardia di Finanza sequestra mezzo chilo di droga. I militari trovano lo stupefacente dopo un controllo sulla macchina. Qui vediamo i militari della Guardia di Finanza. E poi 20 ettari di bosco in fumo, l'incendio vicino Navelli. E in alto, sull'articolo di spalla, finisce al pronto soccorso per un'intossicazione di monossido, quello che è accaduto ieri a un 59enne di Torre dei Passeri. E infine Pescara Porto, in 5 rischiano il processo, richieste di invio a giudizio anche per l'ex presidente Luciano D'Alfonso. Questi sono gli articoli che troveremo questa mattina in edicola. E parlando sempre dell'incidente, ma questa volta del secondo incidente,
Tre feriti molto gravi a Garrufo di Campli, una Punto e una Libra, si scontrano frontalmente sulla strada statale 81, ferito un cinquantenne e una coppia di sessantenni. Vogliamo vedere qui le immagini che scorrono, vediamo anche le foto sul giornale dell'incidente che è accaduto ieri. Qui la Lancia Libra su cui viaggiava la coppia, moglie e marito sessantenni, e la Fiat Punto condotta dal cinquantenne. Andiamo avanti, ci spostiamo sempre a Teramo, Vico del Cigno, situazione a livelli paradossali, è il comune che nelle scorse settimane aveva riaperto la strada dopo un confronto con i tecnici della proprietà. Vediamo qui via Vico del Cigno, nuovamente transennato a poche settimane dalla riapertura. E raccolta del vetro, coperta corta per la Team, Futuro In critica le modifiche al calendario, i quartieri chiedono invece più isole ecologiche. Qui alla Teramo Ambiente la coperta dice sempre più corta, si cerca di ottimizzare la raccolta porta a porta. E il comune ha bloccato altri sfratti, alla replica il sindacato SICET sul caso della famiglia che dorme in macchina. Qui vediamo nella foto la signora sfrattata, costretta a vivere all'interno della sua macchina. E inoltre, andando avanti, vediamo sempre a Teramo controlli a tappeto contro i furti di rame. Gli agenti hanno monitorato, gli agenti della Polfer, la linea ferroviaria di Marche e Abruzzo. Poi si parla dell'acqua potabile, il comune di Nereto, l'acqua torna nelle scuole, anche le analisi condotte dal SIAN delle ASL dice sono rassicuranti. Qui vediamo nella foto il sindaco di Nereto. Vogliamo adesso passare alle notizie sportive, si parla della capolista Juventus, Dybala illumina la Juve, buon test per l'Atletico. Vogliamo ricordare che ieri la Juventus ha vinto 3-0 contro il Frosinone. Poi Pescara, il Pescara che gioca lunedì sera, Del Sole si candida, Pescara ti devo tutto e voglio sdebitarmi. Vogliamo ricordare che a giugno il 21enne tornerà la Juventus. Poi oggi alle 14.30 c'è la partita del Teramo contro il Monza, al Bonolis, Maurizi, Teramo tira fuori la rabbia, il tecnico dice ci salveremo, Ventola in vantaggio su Spighi, Zecca, K.O. in attacco la coppia Infantino e Sparacello. Vogliamo vedere adesso le pagine sportive del Messaggero, Brugman, tocco di imprevedibilità, il capitano sposa la rivoluzione di Pilon, quel nostro 4-3-3 lo conoscevano tutti. Ancora problema alla caviglia, però dice tranquilli, lunedì a Crotone ci sarò. Andiamo a vedere anche il Teramo Calcio, c'è il Monza. Mantenere la calma, Maurizi dice oggi alle 14.30 alle prese al Bonolis con una gara difficilissima. La squadra di Berlusconi e Gagliani si è rinforzata con l'obiettivo del playoff. Vogliamo ricordare che recentemente il Monza Calcio è stato acquistato proprio da Berlusconi e Gagliani. Vogliamo adesso spostarci alle notizie sportive del quotidiano Il Centro. Si parla, andando avanti, del Teramo, Maurizi fa scudo sul Teramo, ora serenità, nel pomeriggio alle 14.30 la sfida col Monza di Brocchi, il Teramo senza Zecca e con Gomis tra i pali. Qui vediamo la foto di Maurizi, ma vogliamo anche vedere un servizio preparato per Mattino 6. Prego. Credo che io abbia a disposizione un'ottima rosa di calciatori con i quali ho un ottimo rapporto sia professionale che umano, e che hanno una grande disponibilità al lavoro. Ho a disposizione anche un ottimo staff tecnico e credo che il 5 maggio è il giorno che si decide quale nome dare alle partite o alla fase finale.
e se il 5 maggio tutte le responsabilità saranno le mie, da una parte e dall'altra. E io me ne assumo tutto in pieno, perché ho a disposizione tutto quello che serve per poter raggiungere il traguardo prefissato. E se continuiamo a essere sostenuti dai nostri tifosi, ai quali chiedo scusa per qualche risultato negativo che finora abbiamo conseguito, ma ribadisco la volontà e la grande forza d'animo che regna in noi per poter raggiungere il 5 maggio, no, oggi, il risultato prefissato. È entrato con questa squadra per un malanno di leva, e quindi credo che sia giusto, voglio dire, non ha fatto male, anzi ha fatto bene, quindi credo che adesso facciamo le dovute, come sempre, considerazioni a mente serena nel post rifinitura e nel pregara, e credo comunque che c'è un orientamento ben chiaro. Nessuna squadra raggiunge i traguardi adesso c'è solo il rischio di, quando le cose non vanno bene o non vanno benissimo o vanno male, c'è il rischio di creare ansie, paure che offuscano un po' quello che è il pensiero di tutti, e quindi a mio avviso bisogna rimanere molto sereni, molto sull'obiettivo, perché noi abbiamo focalizzato un obiettivo, non abbiamo focalizzato una partita, che poi questo obiettivo, giustamente, sono d'accordo, passa per tante singole partite, è un dato di fatto anche questo, però noi abbiamo focalizzato un obiettivo, se non rimaniamo sereni ci saranno problemi per raggiungere l'obiettivo, bisogna rimanere sereni e concentrati sull'obiettivo finale, che passa attraverso le varie partite, ci mancherebbe altro. Vogliamo ricordare che anche il Monza a gennaio ha fatto grossi investimenti per poter rinforzare la squadra, perché vuole puntare al play-off per la B. E inoltre però sappiamo che il Teramo non è da meno come squadra. Cambiamo argomento passando al basket. Etomilu, la seconda in casa contro il Senigallia. I giallorossi domani sul parquet di casa di Giulianova, e i marchigiani sono avanti in classifica, ma sono state anche battuti all'andata. Infatti con la gara di domani pomeriggio si esaurisce il doppio turno casalingo per l'Etomilu Giulianova, che dopo la vittoria di 7 giorni fa contro Incampli è chiamata alla conferma contro l'ostico Senigallia. E poi nel pomeriggio a Teramo le gare di ginnastica maschile e femminile. L'associazione sportiva Teramo Liberta organizza nell'impianto di Villa Pavone la prima prova del campionato regionale. Con quest'ultima notizia sportiva vogliamo concludere la nostra rassegna stampa. Vi ringraziamo per averci seguito. Mattino 6 riprenderà lunedì mattina alle ore 8, lunedì 18 febbraio, ma vi vogliamo anche ricordare i nostri notiziari, sia quello delle ore 14, quello delle ore 19 e quello delle ore 23. Grazie di nuovo e buona giornata a tutti quanti voi.